Questo video è un mukbang. Questo video è un ASMR. Questo è un video haul. No raga, questo è un video ask. Ciao a tutti, sono Lilli Meraviglia. Da quanto tempo non facevo un video ask? Troppo direi. Scusate, mi sto mangiando una mela Smith in compagnia della mia gattina che non mi si incula. Araschi, che fai? Araschi, che c'è? Vuoi un po' di mela? Un po' di mela Smith? Guarda che è buonissima. No, la mia mela Smith. Non ci provare, non ci provare. Sono le 2 di notte, perdonate la mia faccia stanca, ma ho voglia di registrare questo video notturno. Poi tipo da un sacco non registrare un video notturno perché mi addormentavo come una vecchia. Quindi sono ancora giovane, ancora sveglia la notte. Adesso risponderò alle domande che vi ho chiesto su Instagram. Vi ho fatto una storia in cui vi dicevo: ragazzi, fatemi delle domande, e adesso risponderò. Hai mai camminato a piedi nudi in strada? No, è una delle mie peggior paure. Tipo io a volte tipo mi faccio gli incubi che tipo mi dimentico, i pantaloni e mi dimentico le scarpe. E calcolate che la cosa dei pantaloni è successa 2 volte. Cioè io per 2 volte sono uscita di casa e non avevo i pantaloni. Cioè nel senso, come sapete, io non uso i pantaloni proprio, pantaloni lunghi. Quindi magari avevo le calze ma non avevo i pantaloni. Però cioè non è che mi andavo in giro a culo all'aria. Cioè non me ne accorgevo perché c'avevo tipo la maglietta lunga. Però comunque non avevo i pantaloni e per 2 volte l'ho fatto. Che vergogna. Alaska, ti ha mai cagato barra pisciato addosso? No, per fortuna no. L'unica volta che ha fatto qualcosa che non doveva fare, a parte stare, non ha mai fatto niente che non doveva fare, a parte una volta che quando era piccola piccola ha pisciato tipo su un tappetino e io ho fatto no Alaska, però tipo a parte quella volta non ha mai pisciato fuori. Ti piace vivere a Roma? Ma ti dirò, cioè io mi trovo bene perché ormai Roma è nel cuore, Roma città eterna, Roma amore. Però vabbè, perché io ci sono abituata, però mi sono rassegnata al fatto che è un casino con i mezzi, ci sono tutti coatti, capone, cercano di fotterti ovunque. Però cioè puoi fare quello che ti pare, comunque appunto Roma città eterna. Devi fartene una ragione, non puoi lamentarti tutto il giorno perché non passano i mezzi, perché fa schifo e tutte queste cose qui. A me piace, mi sono rassegnata a quest'idea, è una particolarità anche questa di Roma. Quindi sì, mi piace, però penso che se magari mi ci trasferivo dopo che ho vissuto da qualche altra parte, non so come reagivo, ecco. Però in realtà a me piace, cioè devi saperla gestire questa ragazza. Io mi sto tipo ammalando, parlo tipo così. Sei mai stata rimandata in qualche materia? No, io non sono mai stata rimandata, sono stata promossa o bocciata. In prima sono stata promossa, in secondo sono stata bocciata, nel secondo mi hanno promosso, nel terzo quarto mi hanno promosso e nel quinto pure. Quindi cioè ho promossa o bocciata, insomma. Non ho mai avuto l'ebbrezza di fare gli esami di recupero. Se tutta la fama scomparisse da un giorno all'altro, cosa farai? Forse cosa faresti? Quindi non so, mi trovo un altro lavoro, cioè che devo fare? Oppure cioè non lo so, faccio tipo uno scandalo così ritorno di nuovo in voga, che ne so. La tua materia preferita, la tua materia più odiata? La mia preferita era grafica, perché cioè sono anche una gran fica. No vabbè, comunque mi piace la grafica. E invece quella che odiavo di più ovviamente matematica. Cioè nel senso, io la matematica proprio non io ci provavo, cioè vi giuro, ci provavo, ci mettevo l'impegno e tutto, però non faceva proprio per me. Cioè più che altro io a volte mi ci mettevo, cioè tipo andavo a lezione e facevo: ok, adesso mi metto qui, seguo alla lavagna e vedo tutto ciò che fanno, no? Allora i primi 10 minuti stavo tipo così a segnare le espressioni che facevano. E poi tipo così senza accorgermene neanche stavo giocando a Candy Crush, ma neanche lo facevo apposta, vi giuro. E tipo la lavagna era piena, quindi facevo tipo: oh no, non posso più recuperare, non ho capito niente. Ma io ci provavo, vi giuro, ci provavo. Orientamento sessuale, ragazzi, ma ve l'ho già detto, io sono Giose sessuale. Cosa c'è? Un gatto mi guarda, adesso mi sta. Oddio, Sasca, che vuoi? Alaska, ma guarda quanto è carina. Ah! Ma voi Alaska la vedete nei video ed è così carina e simpatica. In realtà mi azzanna, mi fa malissimo. Però vabbè, adesso ragazzi. Adolescenza, un periodo difficile. L'esperienza più pazza in discoteca. Boh, l'unica cosa che mi viene in mente non è un'esperienza pazza, ma mi ricordo quando tipo una certa io e tia stavamo tipo in un locale, c'era un tizio che dormiva sui divanetti e abbiamo iniziato a fargli: Maurizio! Ehi! Finché i suoi amici non sono venuti a risvegliarlo anche lui e tipo facciamo: ehi, vuoi? Non mi ricordo se alla fine si è svegliato o no, però tipo ci avevamo una foto con quel tizio. Vabbè, non lo so. Non è un'esperienza pazza, però la prima cosa che mi è venuta in mente. Se un genio ti desse la possibilità di esaudire 3 desideri, cosa chiederesti? Allora, prima di tutto i capelli lunghi e lisci. Sono tipo io, tipo minimo lunghi fin qua e lisci naturali. Poi vabbè, vorrei tipo un miliardo di euro. E poi vorrei altri 3 desideri. Sì, penso altri 3 desideri. E poi dopo al turno dopo chiedo altri 3 desideri e sarò insaziabile. E vorrei anche un all you can spend, ovvero tutti gli vestiti che voglio comprarli posso farli con il mio all you can spend. Dici la verità, Valerio è il tuo ragazzo? Ragazzi, quanti video ho fatto con il mio ragazzo?
quanti video ho fatto con il mio ragazzo. Cercate delle meraviglie, ragazzi. Quanti ne escono? Troppi. Quindi per favore, il mio amore piumato, cosa potrebbe pensare di tutto questo? Bugiro, perdonali. Colore naturale. De che? De culo? Qualche consiglio per chi va in quinta liceo? Regà, per tutto l'anno vi tormenteranno dicendovi: oddio, devi prepararti gli esami, ma l'hai fatta la tesina, ma l'hai fatto questo, guarda che non li passi, guarda che devi prepararti gli esami. Gli esami ti fanno credere che è una cosa mortale, ma in realtà è sciallissima. Quindi stai molto tranquilla, che è molto più facile di quello che vi vogliono far credere, perché i professori lo dicono apposta, così voi studiate. Ma fate bene, però non è così terribile come ve lo immaginate. Perché ho deciso di prendere Alaska? Ma in realtà io non ho deciso, cioè io tipo da sempre ho sempre voluto un gattino, no? Però boccia, non ci ho mai pensato seriamente. Poi un giorno un mio amico mi ha detto: ehi, lo vuoi un gattino? E ho fatto: fa vedo, ho visto la foto, ho fatto che è carina. Allora ho detto: sì, la voglio. E quindi niente, cioè è venuta per caso, insomma, non era premeditata. Come hai conosciuto Bucero? Ho fatto un video apposito quando ve l'ho presentato, ovvero il boyfriend tank, dove spiego tutta la storia tra me e Bucero, ve lo lascio giù nell'info box. È molto interessante, devo dire, perché lì sì, è stato un amore a prima beccata. Riesci a leccarti la caviglia? Perché c'è gente che non ci riesce. Così? Cioè, non voglio leccarlo veramente, però diciamo l'altezza è questa. Penso di sì. Ma raga, io in realtà sono molto snodata. Adesso vi faccio vedere una cosa che forse vi traumatizzerà. Ragazzi, guardate che so fare. Cioè, ma voi lo sapete fare? Sono veramente una ginnasta vita parallela. Guardate, posso parlare come se questa gamba non fosse la mia, invece è proprio la mia, ragazza. Sono veramente agile. Hai mai pensato di trasferirti in un'altra città? Sì, io vorrei trasferirmi in un'altra città. Infatti sì, penso che prima o poi lo farò. Però vabbè, sapete com'è, sono nata e cresciuta qui, tutte le mie cose sono qui, non posso prendere e lasciare tutto, cioè nel senso devo comunque pensarci, perché comunque io sono molto abitudinaria, quindi per me queste cose. Serie TV preferita? Sicuramente Rick e Morty. Rick e Morty forever. Anche se Orange is the New Black mi piace un sacco. RuPaul, vabbè, anche se non è proprio una serie. American Vandal fa troppo ridere, è una genialità. Raga, vedetevi American Vandal. Poi vabbè, mo mi sto a rivedere Breaking Bad, anche se in realtà non è una delle mie serie preferite. E la gente tipo che mi spoilerava le cose: oh, ma lo sai che finisce così? Tipo, raga, cioè, ma l'ho già visto due volte. Cioè, perché, cioè, uno mi ha scritto: ma questa è la scena in cui succede questo, questo e questo. Scusa, non vorrei spoilerare. Scusa, ma tanto l'ho già visto. Mi pare che vi dico a voi le cose che mi vedo io. Lo so che mi spoilerate. Hai mai fatto qualcosa di legalmente punibile? Io. Come viene in mente? Quale aspetto dell'arte ti affascina di più e perché? Non lo so, perché comunque l'arte, a me la cosa dell'arte mi piace perché può essere in ogni cosa. Cioè, perché ognuno dentro di noi abbiamo uno spirito artistico che manifestiamo in qualsiasi modo. Che ne so, quello che si fa i capelli in un certo modo, quella che si organizza la stanza in un determinato modo particolare rispetto a un altro. Cioè, comunque modi di pensare diversi. Ok, forse ho fatto un esempio più stupido, però comunque ognuno ha un proprio stile nella vita, no? Nel fare le cose, nel pensare le cose. Quindi anche se tipo dalla persona più stupida e così, c'è sempre qualcosa di artistico, ma certi non se ne rendono conto, molti non se ne rendono conto. Infatti ragazzi, tirate fuori l'arte che è in voi e disegnate di più. Cioè io a volte ci penso e non riesco a concepire il fatto che c'è gente che non disegna. Cioè nel senso, per me sarebbe impossibile. Cioè nel senso, anche quando tipo, che ne so, parli al telefono, no? Ti metti a cazzeggiare con la penna, c'è gente che non lo fa. Questa cosa non lo so, non riesco a rendermene conto, che c'è gente che veramente non disegna nella vita e va bene così. Cioè io non ce la farei mai, per esempio. Però ovviamente la vita ognuno la vive come vuole, però ovviamente, cioè, ognuno è diverso. E questo mi fa sembrare, questo mi fa pensare, penso: oddio, il mondo è così grande, noi siamo così piccoli in mezzo all'universo. Ma il nulla, cos'è il nulla? Prima del Big Bang c'era il nulla, ma chi l'ha creato il nulla? E prima del nulla cosa c'era? Niente. Niente, mi faccio queste domande e impazzisco, poi piango e niente. Vabbè, basta, ho risposto abbastanza domande. Si è fatta una certa ora, io voglio andare a dormire, ve lo dico sincera lì. E niente, scusatemi per la mia faccia, scusatemi per quello che avrò detto, perché sinceramente non so quanto potrebbe essere sconclusionato. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.
Thank you.